Amen. Canteremo il primo cantico, la religione all'antica. Se il diavolo spaventa già la gente, fa paura, ma prende ogni man. La religione all'antica, la religione all'antica. Religione all'antica è la che piace a me. Essa non ti fa mentire, essa non ti fa morire, essa è il diavolo a fuggire, è la che piace a me. Religione all'antica, la religione all'antica, la donna all'antica è la sol che piace a me. Religione all'antica, la religione all'antica, la religione all'antica è la che piace a me. Era buona per i nostri padri, era buona per Paolo e Sila, era buona per William Branham, è la so che piace a me. Religione all'antica, religione all'antica, la religione all'antica è la so che piace a me. Questa gioia ti porta al cuore, questa semplice ti fa vivere, essa in cielo si vuol portare, non vuoi avere anche tu. Non è all'antica, la religione all'antica è la so che piace a me. La religione, la religione, la religione all'antica è la so che piace a me.
inchiniamo i nostri capi, che possiamo lasciare questo culto nelle mani di Gesù Cristo. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora una volta per tutto quello che tu hai fatto nella nostra vita, per questo momento che ci hai donato affinché possiamo radunarci per adorarti. Lasciamo questo culto nelle tue mani, Signore Gesù Cristo. Possa tu benedirci e lasciare che la gioia dello Spirito Santo possa invadere i nostri cuori. Possa tu aprirci la tua parola e che la gioia della rivelazione possa invadere i nostri cuori e che la predicazione della parola possa guarirci. Accordalo, Padre, mentre te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio vi benedica. Prenderemo la Bibbia nel libro di Primo Corinzi, capitolo 15. Leggeremo dal versetto 50. E poi andremo nel Primo Tessalonicesi capitolo 4. Ecco, questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare la incorrubilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Andremo nel libro di Primo Tessalonicesi 4, dal versetto 13. Fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li riconduirà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Che Dio possa aggiungere la sua benedizione alla lettura della parola. Ora, noi stiamo parlando di questo soggetto, il mistero della traslazione, che è un soggetto, perché abbiamo visto che tutti i misteri devono essere rivelati all'apertura dei sigilli. E come noi lo diciamo, abbiamo detto che i sigilli non sono
non è tanto il libro che abbiamo nella mano, perché William Branham dirà che un sigillo è un'opera finita. E noi ci siamo resi conto che il sigillo, i sigilli, i sette sigilli, che noi diciamo l'apertura dei sette sigilli, abbiamo capito che è la storia della redenzione, poiché il primo sigillo è l'epoca di Paolo, Ireneo e Martino, che sono le tre epoche, è la storia delle tre epoche, e il secondo sigillo abbiamo visto che è l'epoca di Colomba, che è l'epoca di Vitello, dove i nostri fratelli sono incisi, che avevano ricevuto questa storia nel Medioevo, e il terzo sigillo è la storia di Wesley e di Lutero, e il quarto sigillo è il sigillo di William Marion Branham, l'Aquila, che ha avuto inizio dalla nascita nella capanna di Kentucky, passando per il fiume Ohio fino alla morte nel 1965. E noi sappiamo che, come ce l'ha detto William Marion Branham, un'epoca può cavalcare un'altra, e tutte queste cose qua le abbiamo studiate. Dunque, il sigillo è un'opera adempiuta, e noi abbiamo detto anche che letteralmente noi non siamo nati nell'epoca di Laodicea, ma noi siamo venuti letteralmente sulla terra dopo l'epoca di Laodicea. E tutte queste cose qua spingono la gente a pensare, a studiare ed approfondire le cose. E abbiamo detto che anche, che tanto per iniziare, la redenzione non è per tutti. E William Branham lo dice qui nell'opuscolo Chi è Melchisedec. William Branham dirà questo, e lo voglio leggere. Paragrafo 116 nell'opuscolo Chi è Melchisedec, William Branham dirà: Dio lo conferma, è sempre stato esatto, Dio lo conferma che è vero, si dimostra chiaramente che il predestinato è l'unico a essere considerato nella redenzione, che è il predestinato che è l'unico a essere considerato nella redenzione. L'avete capito? Lasciate che lo ripeta. Il predestinato è l'unico a essere considerato nella redenzione. Persone potrebbero imitare, pensare di esserlo, ma la vera redenzione riguarda coloro che sono predestinati. Dunque, la redenzione ha a che fare solo con i predestinati, solo con i semieletti. E abbiamo visto che la donna samaritana è una seme eletta. Zaccheo era un seme eletto. Dunque, Branham dice qui, e lo rileggo di nuovo, Dio lo conferma, è sempre stato esatto, Dio lo conferma che è vero, si dimostra chiaramente che il predestinato è l'unico a essere considerato nella redenzione. L'avete capito? Lasciate che lo ripeta. Il predestinato è l'unico a essere considerato nella redenzione. Persone potrebbero imitare, pensare di esserlo, ma la vera redenzione riguarda coloro che sono predestinati, perché la stessa parola redimere significa riportare. Ed esatto, il redimere è qualcosa. Redimere qualcosa significa riportarla al suo posto originale. Dunque Dio riporterà al suo posto originale la sua vera natura. Perché William Branham dice: voi non potete sposare qualcuno che non è la vostra stessa natura. E anche abbiamo un detto che dice che uccelli dello stesso piumaggio si mettono insieme. Dunque, non, abbiamo visto che nel giardino dell'Eden Adamo ha sposato se stesso, perché la moglie di Adamo, Eva, è Adamo stesso. Dunque, non potete prendere qualcuno che non è la vostra stessa natura. Allora Dio viene per redimere se stesso, la sua natura. E per questo che Pratero Bram parla del ticket cinese. La cosa è stata divisa in due.
e una parte è rimasta qui e l'altra parte viene per prendere. È per questo che Branham dirà che senza di noi Dio non è completo, perché l'altra parte è qui sulla terra e lui deve scendere per prendere quella parte. E dunque Branham dice qui, il redimere, redimere qualcosa significa riportare al suo posto originale, alleluia. Quindi sono solo i predestinati, sono solo i predestinati che saranno riportati, perché gli altri non vennero da lì, vedete, riportare. Dunque solo i figli di Dio saranno rapiti, che vedranno la cosa, che capiranno il mistero del rapimento o della traslazione, di tutti i misteri della Bibbia. E come lo dicevo l'altra volta nella mia predicazione, perché tutti questi avvenimenti che stanno venendo sulla terra, perché Branham ci dirà, gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia. E abbiamo visto che, siccome l'abbiamo visto questi ultimi giorni, Israele che bombarda i palestinesi, i fratelli cominciano a saltare di qua e di là, e abbiamo visto che Apocalisse 10, Branham ci dirà, leggiamo qualcosa qui per andare avanti. Voglio prendere qualcosa qui. La breccia tra le sette epoche della Chiesa e i sigilli. Branham dice qui, questo libro, sette volte sigillato, viene rivelato a tempo dei sette tuoni di Apocalisse 10. Se voi state prendendo nota di questo, andiamo un buon momento in Apocalisse 10, così che voi possiate comprendere prima che ci addentriamo in questo. Ora, questo è al tempo della fine. E abbiamo detto che il tempo della fine, Branham ce l'ha spiegato, che cos'è il tempo della fine. Il tempo della fine è la fine della settantesima settimana di Daniele. È lì che Apocalisse 10 si adempi. E quando Apocalisse 10 si adempi, è lì, che cosa è? Allora Branham disse, questo libro, sette volte sigillato, viene rivelato a tempo dei sette tuoni di Apocalisse 10. Se voi state prendendo nota di questo, andiamo un momento in Apocalisse 10, così che voi possiate comprendere, prima che ci addentriamo in questo. Ora, questo è al tempo della fine. Poiché ascoltate, io vidi un altro angelo possente che veniva giù dal cielo, vestito con una nuvola e un arcobaleno sulla sua testa. Se notate, quello è Cristo, quell'angelo potente di Apocalisse 10 è Cristo, poiché egli nel Vecchio Testamento era chiamato l'angelo del patto, ed egli ora sta venendo dritto ai giudei, poiché la Chiesa è finita. Dunque, quando Apocalisse 10 viene sulla scena, vuole dire che per la Chiesa è finita. Perché l'angelo di Apocalisse 10, il messaggero di Apocalisse 10, Cristo, viene ai giudei. Poiché la Chiesa è finita, vedete benissimo, ok? E il suo volto era come il sole, i suoi piedi come colonna di fuoco. Vi ricordate di quell'angelo in Apocalisse 1? La stessa cosa. Angelo è un messaggero ed egli è il messaggero per Israele. Vedete, ora la Chiesa è stata rapita, vedete, o sta per essere rapita. Branham dice, Apocalisse 10 vuole dire che la Chiesa è stata rapita o sta per essere rapita. Qui Branham ha fatto la stessa cosa come fa Gesù nel suo primo ministero. Dice, il Padre è più grande di me, io e Padre siamo uno, e per chiudere la cosa ha detto noi io e Padre siamo uno, e poi ha chiuso. E Filippo era andato in confusione, perché i misteri lo devono conoscere solo gli eletti, perché Gesù dirà nella Bibbia, come l'abbiamo letto poco fa in Chi è Melchisedec, dove William Branham dice che solo il predestinato è solo il predestinato, la redenzione riguarda solo il predestinato. Gesù dirà nella Bibbia, io parlo in loro in parabola affinché non capiscono.
perché se capiscono le devo salvare. Per non salvarle devo parlare in parabola. È per questo che alcuni leggeranno e non capiranno. Il Papa c'ha gli opuscoli che abbiamo a Vaticano, ma non può capire, perché capire vuol dire che sarà salvato. Perché tutto è scritto in parabola e abbiamo visto che un mistero è una verità, anche se è rivelata, c'è il soprannaturale che lo copre. E come la gente non sa che cosa è il rapimento, è per questo che abbiamo vissuto in tutta quella confusione. Ma l'apertura dei sigilli rende la cosa chiara. I predestinati lo vedranno, lo capiranno e gioiranno della cosa. Vi ricordate di quell'angelo in Apocalisse 1? La stessa cosa. Angelo è un messaggero ed egli è il messaggero per Israele. Vedete? Apocalisse 10 è il messaggero per Israele. Poiché la Chiesa è stata già rapita. Quando l'avvenimento di Apocalisse 10 ha luogo, la Chiesa è già rapita. È nella gloria. E abbiamo, quando abbiamo iniziato a parlare di questo mistero, della traslazione dei santi, avevo fatto capire e ho detto che prima di capire il seguente dovete ascoltare dall'inizio. E Branham dirà, abbiamo capito che traslazione e rapimento sono la stessa cosa. E Branham dirà che il settimo angelo deve rivelare i misteri. Deve rivelare i misteri della traslazione dei santi alla fine di questa epoca, cioè alla fine dell'epoca di Laodicea. E abbiamo visto che l'epoca di Laodicea è già passata. Ora, leggiamo, fratello Branham, per andare avanti. Leggeremo un po' oggi e che Dio ci aiuta. Nell'opuscolo il Messia, perché è da lì che voglio partire, nell'opuscolo il Messia. Notate, seguitemi bene e abbiate pazienza che tutto andrà bene. Paragrafo 50, nell'opuscolo il Messia. Notate, la prima volta che egli venne, egli volse il cuore dei padri, dei vecchi patriarchi, questi vecchi ebrei, alla fede dei figli che lo avevano appena ricevuto, credendo che egli fosse il Messia che doveva venire, volgere il cuore dei padri verso i figli. E una congiunzione che collega le due frasi, quando egli viene la seconda volta, il cuore dei figli ai padri pentecostali. Alleluia. Eccovi, così come potrebbe la luce della sera essere qualcosa di diverso da un ritorno al libro degli Atti. Esatto, egli disse che ciò sarebbe arrivato prima che la terra fosse stata bruciata, come in una fornace, e prima che i giusti avessero camminato sulle ceneri degli empi. Ora seguitemi, è qua il mio messaggio ora. Oh fratello, aspettiamo la venuta di una luce. È qui, dunque è qui. E ricordate, quando questo Elia verrà, io ve lo descriverò un po'. Io ve lo descriverò un po'. Quando Elia verrà, sarà il suo messaggio, sarà il messaggio dell'epoca della Chiesa di Laodicea. Quando Elia verrà, sarà il messaggio dell'epoca della Chiesa di Laodicea. Noi vediamo che Elia viene prima. Ricordatevi che Elia salì al cielo su un carro senza mai gustare la morte. E il messaggio di questo grande messaggero che verrà in questo tempo della fine, nell'epoca della Chiesa di Laodicea, l'epoca pentecostale, sarà quello che porterà la Chiesa nel rapimento. Branham dice qui, è il messaggio di questo grande messaggero che verrà in questo tempo della fine, cioè Branham, nell'epoca della Chiesa di Laodicea, l'epoca pentecostale,
sarà quello che porterà la Chiesa nel rapimento. Esattamente. Egli stesso fu rapito ed egli verrà con la Chiesa nel rapimento. Dunque Elia verrà con la Chiesa nel rapimento. Non è che Elia andrà e poi la Chiesa se ne va dopo di lui, perché Noè è entrata nell'arca con i suoi figli. Non è che Noè è entrato morto e poi si... No, lo stesso giorno sono entrati tutti nell'arca. Ok, andiamo. L'epoca della Chiesa di Filadelfia. Predicato il 10-12-60. William Branham dice questo. E stasera, mentre concludiamo l'epoca di Filadelfia, ciò introduce l'inizio dell'epoca di Laodicea. Poi domani sera, quando essa esce dalla proprio, quando esso esce dalla proprio, proprio alla fine, scusate che lo leggo bene, poi domani sera, quando essa esce dalla proprio alla fine, notate, l'angelo appare proprio al tempo della fine, e proprio al tempo della fine, per rimproverare la Chiesa per aver perso il suo primo amore e come si è allontanata da Dio, come hanno fatto là del continuo le epoche. E a quel tempo il rapimento viene, dunque è nell'epoca di Laodicea, il rapimento viene per portare a casa la Chiesa. La Chiesa sale proprio al tempo del messaggio. William Branham dice che la Chiesa sale, la sposa sale al tempo del messaggio. O il messaggio e il messaggero è la stessa persona. Abbiamo letto qui poco fa che Elia di Malachia 4 va nel rapimento con la Chiesa. Non è che lui va e poi la Chiesa lo segue dopo, no. Deve essere la stessa cosa. Ed è lì che dobbiamo prendere la cosa, perché dobbiamo prendere le cose correttamente. E William Branham dice qui, poi domani sera, quando essa esce dalla proprio alla fine, notate, l'angelo appare proprio a tempo della fine, e proprio a tempo della fine, per rimproverare la Chiesa, per aver perso il suo primo amore, e come si è allontanata da Dio, come ha fatto là del continuo le epoche. E a quel tempo il rapimento viene per portare a casa la Chiesa. La Chiesa sale proprio al tempo del messaggio. Dunque la Chiesa sale al tempo del messaggio. E così siamo vicini a quella epoca ora. Ho notato che Branham qui sta parlando dell'epoca di Laodicea e sta per introdurre ora l'epoca, alla fine dell'epoca di Filadelfia, e introduce l'epoca di Laodicea. E dice che al tempo, alla fine di Laodicea, la Chiesa sarà rapita al tempo del messaggio stesso. Abbiamo detto poco fa che il sigillo è un'opera adempiuta, è un'opera completata. Non è che sarà completato, ma già abbiamo visto che Lutero, Wesley e tutti erano il terzo sigillo. È una storia. E abbiamo visto che la Chiesa sale nel rapimento nel quarto sigillo, che è anche già una storia. Dunque, letteralmente, noi non siamo nati in Laodicea, ma tutte queste cose sono avvenute, ma noi eravamo presenti, lo vedremo stasera, questa mattina. Vediamo un po' qualcosa qui, andando nella Bibbia, che ritorniamo nella Bibbia, perché è lì che partiremo ora per leggere alcune cose nella Bibbia. Prendete con me la Bibbia nel Primo Tessalonicesi e leggiamo. Perché là Paolo ci ha detto, è Paolo che ha scritto prima ai Corinzi e dice che
E Paolo dice qualcosa lì ai Tessalonicesi: non moriremo tutti, non moriremo tutti, ma tutti, alcuni saranno traslati, eh? In un batte d'occhio e tutto questo. E Paolo ora, nell'opuscolo che lui scrive ai Tessalonicesi, si dà un po' più di dettaglio su queste cose qua. Branham dice qui, Paolo dice qui, nel Tessalonicesi, dal versetto 13, oh fratelli, non voglio, capitolo 4, ora fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, dunque c'è un gruppo che rimarrà fino alla seconda venuta, che è un gruppo che non morirà, ma che saranno vivi per vivere questo avvenimento correttamente. Come è stato detto a Simeone, tu non morirai prima di vedere il Signore Gesù, il Messia del Signore. Qua Paolo dice, poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, come Paolo l'ha detto là, alcuni moriranno, alcuni si addormenteranno, ma c'è un gruppo che rimarrà. E come ogni generazione, anche Paolo dice noi viventi. Paolo si metteva nel gruppo, ma Paolo si è addormentato prima. E tutto questo è avvenuto nella settima epoca della Chiesa, alla settima vigilia. È lì che Branham dirà, se voi volete leggere queste cose qua, potete prendere il primo sigillo. La Branham ne parla dal paragrafo 80 fino a 100. Branham spiega come la cosa è avvenuta nella settima epoca della Chiesa. Ok? E Paolo dice qui, poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, Paolo lo sperava, Giovanni l'ha sperato, tutti l'hanno sperato, ma l'epoca che è rimasta per vedere la cosa, lo vedremo ora. Ok, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con potente grido, e abbiamo visto che questo grido è collegato a Matteo 25, e il grido è suonato nell'epoca di Laodicea. Potete leggere tutto questo, Branham ne parla, perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con tromba e con la tromba di Dio. Dunque non è che abbiamo avuto il grido e aspettiamo la tromba. Abbiamo detto che, se seguite le altre predicazioni, che la tromba è suonata nell'epoca dell'Odissea, l'ultima tromba. Ed è il messaggero che lo suona, la settima epoca, sempre Elia di Malachia 4. Perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole, dunque saremo rapiti sulle nuvole, come quando Gesù andava via e la nuvola l'ha coperto, saremo rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ora andiamo a prendere Branham nelle opuscoli.
Prendiamo qui. Vediamo. Nell'opuscolo il suono sconosciuto. Ora notate, paragrafo 387. Ora notate, quando lo videro stare là, e prima di questo, là, e prima di questo, lì apparvero Mosè e Elia, osservate il. Qui fratello Branham ha collegato Matteo 17, il settimo giorno, perché tutto quello di cui stiamo parlando, non moriremo tutti, e lì verrà nell'aria tutto, deve avvenire all'ultima tromba, perché Branham ha collegato, se voi leggete, è questo il segno del tempo della fine, Branham ha preso Corinzi capitolo 15 e un Tessalonicesi, e poi qui prendiamo Matteo 17 per legare tutta la cosa insieme, perché Branham dirà che, leggiamo fratello Branham, ora notate, quando lo videro stare là, e prima di questo, là, gli apparvero Mosè e Elia. Osservate il. Quello che cosa significava Mosè? Mosè rappresentava quelli che erano morti e stavano dormendo nella tomba. Perché Mosè morì e fu sepolto. Nessuno sa dove fu sepolto, ma lui rappresentava quelli che erano addormentati quando egli è venuto. Paragrafo 389. Ed Elia rappresentava i traslati che non dovettero morire, capite? Dunque Elia rappresenta il gruppo di quelli là che non dovevano morire, rappresenta, e per questo che abbiamo predicato prima la rappresentazione, perché qui è un problema di rappresentazione, e William Branham dirà che Dio non lo farà con tutti, ma prende uno e lo fa con uno e dice che l'ho già fatto, perché siamo tutti rappresentati in uno. Ed Elia rappresentava i traslati che non dovettero morire, capite? Eccovi, capite? Quale fu la prima cosa? La resurrezione. Paolo disse, e noi che siamo rimasti viventi, non ostacoleremo quelli là che si sono addormentati. Verranno prima su loro, Mosè. Perché quando voi andate sulla montagna della trasfigurazione e vedete quella scena, vedete che Mosè ha passo prima, rappresenta i risuscitati nella settima epoca, all'ultima tromba, cioè nell'epoca di fratello Branham, e poi Elia, Branham rappresentava i santi che non dovettero morire. Dunque la cosa, e abbiamo visto che Branham è stato traslato, e quando ho parlato della traslazione ho detto, per capire bene la cosa bisogna ritornare indietro per vedere come Branham ha conosciuto la traslazione, affinché la cosa sia chiara. Perché un profeta, la parola di Dio è scritta nella sua vita, e Branham dirà che un profeta è la Bibbia alla quale voi non potete né aggiungere né togliere. La vita di un profeta è la parola di Dio. Dunque Branham ha chiamato quello che noi chiamiamo visione qualcosa, Branham l'ha chiamato la traslazione. E lui rappresentava il gruppo di chi non deve morire. Dunque, quelli là che Paolo diceva, non moriremo tutti, è l'epoca di fratello Branham, è Branham che non morirà. Lui la settima epoca, lui rappresentava la settima epoca. Come nella nuvola, Lutero rappresentava la sua epoca, Paolo rappresentava la sua epoca, Branham rappresentava l'epoca di Laodicea. I santi che dovevano essere vivi per vedere la venuta del Signore, perché non moriremo tutti, ma tutti saremo mutati, traslati,
E Paolo dice qui che un gruppo rimarrà. L'abbiamo letto ora, Paolo l'ha detto qui. Paolo dice, poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti vivi, dunque i viventi che devono rimanere vivi, è Branham che la rappresenta. È Branham che la rappresenta, come Gesù ci ha rappresentato alla croce e Adamo ci ha rappresentato nella caduta, e l'abbiamo letto. Branham dice, oh, questo mi piace come citazione, che lo voglio rileggere. Dunque lì, lui rappresentava la Chiesa, e lì rappresentava i traslati che non dovettero morire, e lì rappresentava i traslati che non dovettero morire. Ok, Elia rappresentava i traslati che non dovettero morire, capite? Che cosa fu la prima? Guardate l'ordine. Paolo dice, i morti risusciteranno primi e i vivi saranno traslati all'ultima tromba. Oh, traslazione, dobbiamo capire che per capire la traslazione bisogna andare a vedere l'esperienza. Paolo dice, non vogliamo che siate nell'ignoranza. Ora leggiamo sempre qualcosa qui per rendere ancora più chiaro. Dunque abbiamo visto Elia e Mosè sulla montagna della trasfigurazione per capire bene la cosa. Ora prendiamo qualcosa qui. Nell'opuscolo, Apocalisse capitolo 4, prima parte. Fratello Branham dice, dal paragrafo 132, e Gesù disse, alcuni di voi che stanno qui, amen, non gusteranno la morte finché non avranno visto il regno di Dio venire. Dunque Gesù pure sta dicendo che alcuni non moriranno prima di vedere il regno di Dio venire. E Paolo ha detto la stessa cosa. Paolo ha detto alcuni non moriranno, ha detto alcuni saranno traslati. L'ha detto ai Corinzi, l'ha detto ai Tessalonicesi, la settima lettera, la settima città dove ha predicato il rapimento, la settima lettera, le ha detto a loro il rapimento avverrà lì. Oh, la parola rapimento non esiste nella Bibbia, l'abbiamo messo noi, ha detto fratello Branham, ma si parla di traslazione, bisogna capire che cos'è la traslazione. Ok, Gesù pure disse, e alcuni di voi che stanno qui, amen, non gusteranno la morte finché non avranno visto il regno di Dio venire in potenza. E Paolo dirà, alcuni non moriranno fino alla venuta del Signore. Dunque un gruppo rimarrà. E chi è questo gruppo? Alcuni di voi che stanno qui, amen, non gusteranno la morte finché non avranno visto il regno di Dio venire in potenza, o meglio, avranno visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno, avranno visto il figliolo dell'uomo venire nel suo regno. Alcuni giorni dopo quello, dunque, dopo che ha fatto quella dichiarazione, sei giorni dopo, ha preso Giovanni, Pietro e Giacomo e li ha portati in alto sulla montagna della trasfigurazione, perché è lì che bisogna capire il mistero della traslazione dei santi. Seguitemi. E Gesù disse, alcuni di voi che stanno qui, amen, non gusteranno la morte finché non avranno visto il regno di Dio venire in potenza. O meglio, avranno visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Avranno visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Alcuni giorni dopo, sei giorni dopo, se voi prendete la Bibbia,
Alcuni giorni dopo quello, egli prese Pietro, Giacomo e Giovanni e salì su un alto monte. E là egli fu trasfigurato davanti a loro. Il sole che splende non sarebbe come gli abiti che egli indossava. Quante volte l'abbiamo preso con le parabole, lo potremo far scorrere lungo la Bibbia. Paragrafo 133. Potete prendere un testo di una scrittura e legare insieme l'intera Bibbia con esso. Sì, signori, nessuna falla da nessuna parte. Possiamo prendere Matteo, legarlo a un Corinzi 15, un Tessalonicesi e legare tutti insieme, perché Gesù pure sta dicendo alcuni non moriranno. Paolo l'ha detto. Potete prendere un testo di una scrittura e legare insieme l'intera Bibbia con esso. Sì, signore, nessuna falla da nessuna parte. È tutto ricoperto con la potenza di Dio. Il diavolo non potrebbe infilarsi da nessuna parte se dovesse farlo. È così. Non può entrare in quelle persone santificate che hanno presentato là fuori la loro testimonianza e hanno creduto al regno di Dio, e hanno preso ogni scrittura e l'hanno ricoperta con la potenza dello Spirito Santo, l'hanno lavata nel sangue. Il mondo non può entrarsi, il diavolo non può entrarci, sono morti, la loro vita è nascosta in Cristo tramite il sigillo di Dio, tramite lo Spirito Santo. Come può il diavolo infastidirli? Eccoli là, ora in questa condizione. Scendiamo giù. Su, in questo luogo, cioè sulla montagna, su in questo luogo, allora lui vide la venuta o l'anteprima. E quella era la prima, vide. E quella era la prima. E quale era la prima? Vide. E cosa che vide? La prima cosa che vide nella venuta, perché Paolo dice, il Signore scendendo, la seconda venuta, qualcosa deve avvenire. E cosa che vide? La prima cosa che vide nella venuta fu Mosè, che rappresentava i santi morti che saranno risorti. Elia si trovava là. Oh, paragrafo 135. Oh, voglio che notiate cosa avverrà. C'era Mosè prima. Paolo dice che noi non ostacoleremo quelli che si sono addormentati. Dunque Mosè rappresentava, loro risusciteranno, poi i viventi che sono sulla terra, l'epoca che non morirà, tutti che non moriremo, l'epoca che rimarrà qui, ok, saranno traslati. E Branham, Elia, leggiamo, oh, voglio che notiate cosa avverrà. C'era Mosè prima, cioè tutte quei sei epoche in cui si addormentarono. Dunque Mosè rappresentava le sei epoche della Chiesa. Dunque Mosè nella trasfigurazione rappresentava Paolo, Ireneo, Martino, Colomba, Lutero e Wesley. Ecco le sei epoche. Nel settimo giorno devono essere lì. Ok. Sei epoche della Chiesa. Oh, voglio che notiate. Cosa avverrà? C'era Mosè prima. Cioè tutte queste sei epoche in cui essi si addormentarono. Sei epoche della Chiesa. Non solo quello, ma lì era là. Il messaggero dell'ultimo giorno con il suo gruppo dei trasfigurati, dunque i rapiti, erano tutti lì. Amen. Ora nel futuro, aspettando la venuta, come l'ho sempre detto, qualcuno dirà, ah, nel futuro, vedi fratello Frank, è nel futuro, ma il futuro di Esaia, la vergine partorirà, è già adempiuto lo stesso, perché la seconda venuta è già adempiuto. Voglio rileggerlo, che voi lo prendete bene. Oh, voglio che notiate cosa avverrà. C'era Mosè prima,
Cioè tutte queste sei epoche in cui essi si addormentarono, sei epoche della Chiesa, non solo quello, ma Elia era là, il messaggero dell'ultimo giorno, con il suo gruppo dei trasfigurati, i rapiti. Amen. Ora nel futuro, aspettando la venuta, nel futuro, aspettando la venuta, nel futuro, la Vergine partorirà. Ora andiamo sempre a leggere, fratello Brana. Cerchiamo di leggere, perché cercherò di finire anche presto. Abbiamo visto che Elia rappresentava i santi. Elia rappresentava i traslati. Leggiamo qualcosa qui. È il levare del sole. Paragrafo 315. Ora guardate la trasfigurazione. Noi eravamo tutti rappresentati là. Tutti. C'erano i santi viventi che erano stati rapiti. Dunque nella nuvola, che voi avete le foto nelle vostre case, siamo tutti rappresentati lì. Eh? C'erano i santi viventi che erano stati rapiti. C'era Elia che stava là e stava Mosè. Oh, abbiamo visto con Mosè sono le sei epoche e Branham rappresentava il suo gruppo. Dunque, per rappresentazione. E là stava Mosè, i santi morti. Inoltre, tutti e due avevano la potenza vivificante. Sia quello che morì e l'altro che non morì, sono tutti là. Ok, aggiungiamo qualcosa. E Paolo dice che noi lo incontreremo nell'aria. Anche questo lo vogliamo chiarire. Branham, che cosa è incontreremo nell'aria? E guardate quando lo vedrà. E sa, qua sta parlando di Isacco e Rebecca. E guardate, quando lo vedrà, il suo cuore era così pieno di gioia. Lei non sapeva chi avrebbe sposato, ma per fede. Amen. E ricordate, Gesù lascerà il regno e noi lo incontreremo in gloria. Lo incontreremo nell'aria, tra i cieli e la terra, dove si è steso per redimerci. Dove lo spazio che è stato messo a disposizione per la redenzione e lo spazio che Dio ha messo affinché noi possiamo incontrare i morti, gli addormentati e i vivi, lo spazio in cui ci si sono incontrati è nel messaggero di Malachia 4. Ed egli incontrò Rebecca a metà strada, fra la casa di lei e casa sua. Amen. La portò. Quando predicheremo sui corpi, allora prenderemo chi è Melchisedec per sviluppare bene questa storia di l'incontreremo nell'aria, perché l'aria non è lì. Ok, ed egli incontrò Rebecca a metà strada, fra la casa di lei e sua casa. Amen. La portò nella sua casa e la sposò e divenne erede di tutto quello che aveva suo padre. Amen. Oh, perfetto. Proprio perfetto, vedete? Dunque il mio scopo è di far vedere il gruppo che non morirà. E abbiamo visto qui che il gruppo che non moriranno tutti è il gruppo di William Marion Branham. E questo gruppo qua che abbiamo detto, oh, voglio che notiate cosa avverrà. C'era Mosè prima, cioè tutte le sei epoche in cui si addormentarono, sei epoche della Chiesa. Dunque devono, la resurrezione deve avvenire mentre Branham è sulla terra. Non è che se ne va e poi avviene la resurrezione, no. Tu mi dirà, fratello Frank, non sono ancora nato. Nel prossimo insegnamento che farò, vi farò vedere tante altre cose in queste cose qua. Sei epoche in cui si addormentarono, sei epoche della Chiesa. Non solo quello, ma Elia era là, il messaggero dell'ultimo giorno, con il suo gruppo dei trasfigurati, i rapiti. Amen.
ora nel futuro, aspettando la venuta. E tutti loro cosa fanno? Tutti si erano riuniti con lui. Dunque tutti i due gruppi si riuniscono con Gesù, diventano la stessa cosa. Oh, mai, che cos'era? La sua promessa a Pietro, Giacomo e Giovanni si era adempiuta. È così, perché gli disse: alcuni che si trovano qui non gusteranno la morte finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Quella promessa si è adempiuta nel settimo giorno. Paolo ha visto la stessa cosa che Gesù aveva detto, l'ha sviluppato. E ora quella promessa si è adempiuta nel settimo giorno, cioè nell'epoca di Laodicea. E per concludere, leggiamo qualcosa qui. Per concludere, leggiamo voglio prendere qualcosa qui che leggiamo di un modo un po' più veloce. Cristo è rivelato nella sua stessa parola. E concludiamo con questa ultima citazione. Una, paragrafo 160. Una signorina qui che non appartiene a questa organizzazione, anzi, questa organizzazione appartiene a questa assemblea, essa viene da qualche altra parte e stamattina è venuta. Aveva un quadro. Lei era, lo diede a mio figlio, che fu molto sorpreso. Non so se abbia mai sentito riguardo a questo pure o no. Oppure no, non lo so. Lei aveva l'immagine di questo angelo del Signore che stava sulle sette epoche della Chiesa, i sette sigilli aperti là fuori quando lo fece. Disse che riguardò verso là e in sogno vide che si trovava in cielo e guardava laggiù e vedeva qualcuno vestito di bianco che avanzava. E dietro ciò disse che si vedeva, disse, fratello Branham, eri tu. E raccontava, marciavano là, disse, dietro di te, dunque dietro a fratello Branham, c'erano persone dei colori diversi che portavano bandiere, Georgia, Alabama, e ogni sorta di luoghi diversi che avanzavano, salendo verso l'apice, dove Cristo è stato rivelato nella visione. Dunque quella signora nel suo sogno ha visto gente di diversi colori con diverse bandiere che seguivano fratello Branham, sono rapiti e portavano, e avevo detto che questo sogno non è contrario alla visione che Branham aveva avuto, perché Branham già nella sua visione aveva visto ogni nazione con la sua bandiera che lo marciavano, e lui le ha già visti. E quella, e mi direte, ma è un sogno, ma predichiamo il sogno di Nebuchadnezzar, predichiamo il sogno di Faraone e della parola di Dio. E questa signora ha visto già, ha detto, fratello Branham, eri tu, e raccontava, marciavano là, disse, dietro di te c'erano persone dei colori diversi che portavano bandiere, Georgia, Alabama e ogni sorta di luogo diversi che avanzavano salendo verso l'apice, dove Cristo è stato rivelato nella visione. Dunque, voglio rileggere questa citazione. Una signorina qui, che non appartiene a questa organizzazione, anzi, questa organizzazione appartiene a questa assemblea, essa viene da qualche altra parte, e stamattina è venuta, aveva un quadro, lei era, lo diede a mio figlio, che fu molto sorpreso. Non so se abbia mai sentito riguardo a questo oppure no. Non lo so. Lei aveva l'immagine di questo angelo del Signore che stava sulle sette epoche della Chiesa,
i sette sigilli aperti là fuori quando lo fece. Disse che riguardò verso là e in sogno vide che si trovava in cielo. E guardava laggiù e vedeva che vedeva qualcuno vestito di bianco che avanzava e dietro ciò disse che si vedeva. Disse, fratello Branham, eri tu. Quella persona vestita di bianco, fratello Branham, eri tu. E raccontava, marciavano là, disse, dietro di te c'erano persone dei colori diversi, dunque bianchi, neri, gialli, che portavano bandiere, Georgia, Alabama e ogni sorta di luoghi diversi, che avanzavano salendo verso l'apice dove Cristo era stato rivelato nella visione. Oh, alleluia! Che Dio vi benedica. Andremo avanti la prossima volta, cantiamo questo cantico in francese. Se mi danno la nota. Oh, quel précieux amour du Père pour la race d'Adam. Quel précieux amour du Père pour la race du Sud, la race d'Adam. Il a donné son fils précieux, oh, quel précieux amour du Père pour la race déchue, la race d'Adam. Il a donné son fils unique par grâce. Précieux, oh, quel précieux amour du Père pour la race d'Adam, la race d'Adam, il a donné son fils unique par grâce. Padre Celeste, ancora grazie per tutto quello che tu fai per noi. Lasciamo il resto dei giorni nelle tue mani, che la tua luce potente possa guidarci. Proteggici, Signore Gesù Cristo, e lascia che possiamo essere portatori di vita ovunque noi passiamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Thank you.